Allora, innanzitutto questo tipo di rilevazione tiene conto dei dati raccolti appunto tramite la piattaforma Vending Market Monitor e che, come sapete, raccoglie appunto i dati di 25 aziende, rappresenta il 40% del fatturato del mercato, e poi abbiamo integrato con interviste online a operatori del settore, aziende produttrici, gestori e così via. Di che cosa vi parlo? L'andamento del mercato automatico, OCS, i sistemi di pagamento e i trend futuri secondo gli operatori che abbiamo interpellato. Allora, partiamo dai dati del mercato. Lo vedete qui, si parlava appunto di una ripresa, è un 12% in termini di fatturato, è un 10,5% in termini di consumazioni, un numero ragguardevole se guardiamo il valore assoluto, perché stiamo parlando di 3 miliardi e 754 milioni di consumazioni, e poi il parco macchine che è cresciuto dell'1,97. Dicevo prima, segnali di ripresa, siamo ancora distanti rispetto ai dati del 2019. D'altra parte, l'annus horribilis, il 2020, aveva fatto segnare un 32% di calo di fatturato e un 30% nel calo delle consumazioni. E quindi, se andiamo a vedere il trend, c'è stato sì una ripresa, come vedete, però anche dal punto di vista grafico potete subito percepire come ci sia ancora un po' di spazio da recuperare. Quindi un aumento del 13,5% per gli snack, e idem grosso modo per le bevande fredde, un aumento del 9%, un po' più del 9% per le bevande calde, e i gelati crescono del 13%, ma pesano per lo 0,07% complessivo del settore. Infatti, se guardiamo in questo grafico, vedete sostanzialmente come il caldo continui a rappresentare la parte prevalente del vending, e in particolare all'interno del caldo è il caffè, evidentemente, che fa segnare un più 8,96%. Le bevande fredde, che pesano per il 18%, crescono del 13,5%, gli snack idem del 13,5%, i gelati, come vi dicevo prima, del 13,56%. Andiamo un pochino più nel dettaglio delle consumazioni, in particolare parliamo del caldo, del caffè, sappiamo essere l'88% del caldo, e vedete appunto come la crescita maggiore sia quella del porzionato, che pesa un po' meno perché pesa il 10% del totale delle consumazioni, però fa segnare un più 11%. Andiamo a vedere le bevande fredde, che come vi dicevo pesano per il 18% complessivo, e vedete che la crescita qui è stata del 13,46%, con diciamo andamenti più positivi, sebbene il sottosegmento sia più contenuto. Lo vedete, tè freddo, bevande alla frutta, gli sport drink con un 19,65%. Anche qui, quanto il settore è in grado di intercettare domande crescenti che arrivano dal consumatore, di rispondere a queste nuove abitudini che stanno emergendo. E poi ancora, se consideriamo le bevande gassate, che pesano per l'11%, sono prevalentemente le bevande alla cola, come sapete, che pesano per il 69%, ebbene, dicevo, le bevande gassate fanno segnare un aumento del 12% e trainato, diciamo, prevalentemente da quel 14% delle bevande al gusto cola. Passiamo agli snack, che, come vi ho mostrato prima, pesano per il 14%. Qui i consumi sono un po' più diversificati, come vedete, i dolci prevalgono non di moltissimo, sui salati 40-32%, poi gli snack al cioccolato, che sono quelli che fanno segnare una crescita importante, 17,08%, in particolare barrette a base di cioccolato. E poi però interessante anche il fatto che ci sia un sottosegmento col segno meno, che è il confectionery. In particolare però all'interno del confectionery abbiamo il chewing gum che cala dell'11% e le caramelle che viceversa crescono dell'8,6%. Veniamo al mercato dell'OCS. I dati macro in particolare, vedete una crescita dell'8,27% in termini di fatturato e del 7,66% come consumazioni. Anche qui non si è recuperato tutto il terreno che era stato perduto nell'anno del lockdown, nell'anno della chiusura.
dobbiamo sempre ricordarci comunque che il ritorno alla normalità è una normalità che non ci riporta alla situazione e alle abitudini antecedenti il Covid, nel senso che, solo per fare un esempio, quando parliamo di smart working, no? Lo smart working c'era anche prima del Covid, ma era poco utilizzato. Poi forzatamente lo abbiamo utilizzato, così come la didattica a distanza e così via, e però con il ritorno alle riaperture una parte non piccola di lavoratori continua a fare qualche giorno in smart working. Questo ovviamente ha un impatto pesante sul settore, e appunto il settore che tiene conto appunto di questo cambiamento anche delle abitudini, quindi non si torna alla normalità di prima, è una nuova normalità, come si è soliti dire. Se guardiamo l'andamento appunto per tipologia di canale, le aziende OCS fanno segnare, appunto parlando di OCS, una crescita, mentre OCS famiglie fa segnare un calo, comprensibilissimo perché appunto c'è un ritorno negli uffici, sia pure parziale perché non è a tempo pieno e per 5 giorni alla settimana, però ecco, mentre è stabile il canale Horeca. E per quanto riguarda appunto le consumazioni, appunto tornano a crescere, crescono del 7,66, trainate anche in questo caso dal caffè, che fa segnare un 8% circa di aumento complessivo. Altro dato, a mio parere, interessante, che tiene conto appunto dei cambiamenti delle abitudini e delle aspettative dei consumatori, è il tema della sostenibilità. Il fatto che il 94% dei gestori che abbiamo interpellato dichiari appunto di utilizzare almeno un accessorio sostenibile la dice lunga sul fatto che il settore è in grado di intercettare le domande nuove, le domande emergenti dei consumatori. E qui vedete appunto il dettaglio, vedete poi con la freccia in verde la crescita rispetto alla rilevazione precedente nell'utilizzo di palette di legno, bicchieri carta plastica, carta bioplastica, palette di carta e così via. Un cenno ai sistemi di pagamento. Allora, qui vediamo un dato che è la distribuzione, diciamo, delle caratteristiche che hanno i sistemi di pagamento, e vedete che quasi 9 su 10 hanno allestito il cashless classico, quindi pagamento con la chiavetta, con la tessera, eccetera. 2 su 3 sono dotati di distributori di rendiresto, mentre invece percentuali decisamente più contenute per quanto riguarda l'interfaccia app, 20%, il lettore di banconote, 17%, e il lettore di carte POS, che si ferma al 3%. Ebbene, quando noi poi interpelliamo i gestori e cerchiamo di capire quali sono le previsioni che fanno rispetto ai sistemi di pagamento, come potete vedere, nella parte sinistra di questo grafico mostriamo, diciamo, quella che è la distribuzione oggi. Il venduto a chiave pesa per il 52%, il venduto a contante pesa per il 44%, mentre davvero molto marginale il venduto tramite app, 3%, e tramite carta di credito o POS, l'1%. Però appunto, come vi dicevo, abbiamo chiesto, interpellando i gestori, quali sono le previsioni nei prossimi 3 anni. E allora vedete come sostanzialmente la crescita più rilevante è proprio sugli ultimi due, sulle ultime due voci. In particolare il venduto con app si stima in crescita di 15 punti, cioè passando dal 3% attuale a un 18% previsto, e per quanto riguarda il venduto tramite carte di credito, tramite POS appunto, una crescita dall'1 al 4%, quindi un aumento di 3 punti percentuali. E poi ancora, quando pensiamo appunto all'utilizzo tramite POS, carte di credito, alle app, è attesa una diffusione davvero molto rapida per i pagamenti elettronici, soprattutto quelli via app. Vedete, un 55% dei gestori che abbiamo interpellato pensa che ci sarà una diffusione rapida, 39% una diffusione lenta, e un 5% invece pensa che non ci sarà un cambiamento significativo. Per quanto riguarda invece le carte di credito POS, vedete, la diffusione rapida è su valori più bassi rispetto a quella che abbiamo visto riferita alle app, 26%, diffusione lenta per 2/3, il 9% pensa che non cambierà
moltissimo. Ma perché si aspettano questi cambiamenti? Beh, innanzitutto per la praticità, per la comodità, 78% menziona questo motivo, però il 57% fa riferimento anche al fatto che sono strumenti molto attrattivi per i clienti, in particolare per i clienti più giovani. E poi ancora, i gestori investiranno per non perdere le innovazioni disponibili per il nostro mercato, uno su due, circa il 46% la pensa così, e poi il 29% ritiene che i gestori investiranno in tal senso per recuperare le vendite che altrimenti perderebbero. Veniamo ai trend futuri. Qui chiediamo, come anche negli anni scorsi, di indicare quello che sarà il trend nei prossimi 5 anni agli operatori del settore, ed è interessante appunto osservare come prevalga, diciamo, l'ottimismo da parte degli operatori per il settore nel suo complesso. Lo vedete, 12% pensa che ci sarà una forte crescita da qui a 5 anni, 42% una lieve crescita, quindi un 54% si esprime, diciamo, con un discreto ottimismo rispetto alle dinamiche del settore, pur nella consapevolezza che il ritorno alla situazione antecedente 2019 sarà un ritorno complesso, evidentemente. 24% non pensa che ci saranno grandi cambiamenti, cioè immagina una stabilizzazione rispetto alla situazione attuale, e invece i pessimisti rappresentano il 22%, quindi un 20% ci aspetta un lieve calo e un 2% un forte calo. Quindi è incoraggiante il fatto che gli operatori del settore siano prevalentemente ottimisti, no? Il delta tra in crescita e in calo è più 33%, è un po' più basso rispetto a quello che avevamo registrato lo scorso anno, era un 38%, ma lo scorso anno non ci si poteva aspettare altro che una crescita dopo un anno così difficile. Veniamo invece all'andamento del fatturato vending e OCS per l'azienda, e vedete appunto che anche qui prevalgono, come dire, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione automatica, gli atteggiamenti più ottimistici, più positivi. 18% si aspetta un forte aumento, aumenterà molto, 18%, e un 50% aumenterà un po'. Dopodiché vedete che i pessimisti rappresentano il 14%, la parte alta a sinistra nel grafico. Per quanto riguarda l'OCS, un po' meno ottimismo, perché lo aumenterà molto, pesa per il 2%, e aumenterà un po' per il 23%. La risposta prevalente è che non ci saranno grandi cambiamenti. E allora, in conclusione, prima di ripassare la parola alla nostra conduttrice, vediamo che cosa è emerso da questa analisi. 5 punti sono emersi dall'analisi di quest'anno. Innanzitutto che il 21 è stato l'anno della parziale ripresa per la distribuzione automatica, abbiamo visto un più 10,5 dei consumi e 12,1 per il fatturato, è un trend positivo e trasversale per tutte le categorie di prodotto, e anche il mercato OCS nel 2021 fa segnare un segno positivo sia in volume che in valore, ma abbiamo visto cala il segmento famiglie, cresce il segmento aziende. E poi ancora, gli operatori del settore si aspettano una crescita rapida e importante del sistema di pagamento elettronici. E poi ancora, da ultimo, l'outlook espresso dagli operatori del settore è un outlook positivo, moderatamente positivo, ma che in qualche modo è incoraggiante, perché è un settore che da un lato ha sempre mostrato grande dinamismo, dall'altro ha saputo intercettare elementi, come dire, di cambiamento nelle abitudini dei consumatori, ma è anche un settore che deve, come altri settori, tener conto del contesto difficile che stiamo vivendo. È un contesto caratterizzato da un conflitto in atto, la preoccupazione è molto diffusa, però attenzione, perché la preoccupazione dei cittadini è più per le conseguenze economiche legate al conflitto in atto che non al rischio di un'estensione del conflitto stesso. E questo cosa significa? Significa che c'è un'attitudine a mettere al primo posto, lo vediamo nelle tante ricerche che stiamo facendo in questo periodo, il tema della convenienza. Perché nelle situazioni di difficoltà, e non dobbiamo dimenticarci che la pandemia ci ha restituito un paese in cui si sono acuite le disuguaglianze in termini economici, le fratture sociali tra garantiti e non garantiti, tra abbienti e non abbienti, il tema economico è un tema che, pensate, prima ancora della guerra, negli ultimi 2 mesi dello scorso anno, novembre e dicembre, noi avevamo registrato un aumento del pessimismo. Perché? Perché ritorna l'inflazione,
e diciamo la generazione adulta, matura e anziana sa di che cosa stiamo parlando, i giovani forse un po' meno, e poi l'aumento del costo dell'energia. Poi arriva la guerra e potete immaginare quali sono le strategie di adattamento a questa difficoltà. Contenere i consumi è la prima reazione che le persone hanno. Allora attenzione, perché questo è un settore che, grazie da un lato al suo dinamismo, alla sua praticità, alla sua capacità di cogliere nuove tendenze, alla sua capacità di rispondere alle aspettative di sostenibilità, sicuramente può avere una prospettiva positiva. Però c'è anche il tema della convenienza, che in questo momento risulta essere il driver principale nelle scelte di acquisto e di consumo degli italiani. E quindi dati incoraggianti da un lato, ma il contesto che viviamo è un contesto che è pieno di incertezze, e quindi grande attenzione al momento che stiamo vivendo. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie a Nando Pagnoncelli, come sempre chiaro, esaustivo, è un piacere come sempre ascoltarla, e poi devo dire, per fortuna, delle parole giustamente ottimistiche, visto che ultimamente si sentono solo degli scenari un po' foschi. Invece sono, anche dal mio punto di vista, il momento è sicuramente sfidante, ma indubbiamente tra convenienza e convenience, cosa che il vending è per sua natura convenience, forse riusciamo a spuntarla anche questa volta. Ma per parlare di quello che sarà il futuro, invito a raggiungermi subito sul palco Massimo Trapletti, presidente di Confida. Allora, vedremo un po' come sta cambiando il settore e dove sta andando l'innovazione. A lei il palco. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io partirò da quello che è, per chi non la conosce, il settore del vending. Pagnoncelli ci ha dato una visione generale dei numeri. Io parto dal descrivere non solo quelli che sono i consumi, ma anche cosa rappresenta l'industria del vending in Italia. Ricordiamo a tutti che il vending in Italia è leader a livello europeo per numero di aziende che operano nel settore, numero di macchine installate, l'esatto numero l'ha dato Pagnoncelli, 827.000 sul territorio. Abbiamo circa 33.000 lavoratori che operano tutti i giorni nel settore della gestione, quindi dei distributori automatici sul settore, sul territorio, 25 milioni di consumatori che ogni giorno consumano dai nostri distributori. I fatturati li abbiamo visti, 3 miliardi e 750 milioni per quanto riguarda solo l'automatico, e 6 miliardi di consumazioni e 1 miliardo 430 milioni di euro di fatturato. I numeri, Pagnoncelli ci ha detto che abbiamo recuperato qualcosa, effettivamente nel 2021 abbiamo visto una inversione di tendenza. Noi nel 2020 abbiamo ottenuto un risultato del circa 30% in meno di consumazioni e di 31,9% di fatturato, che in alcuni periodi dell'anno sono arrivati anche a 60% in meno quando c'è stato il lockdown all'inizio della pandemia, per poi recuperare, come abbiamo visto, il 12% del fatturato e il 10% nei consumi. Però un dato importante è che siamo ancora il 23% in meno rispetto all'anno 2019. Che cosa ha condizionato, oltre che al lockdown del Covid, il calo dei consumi? Lo smart working, diceva Pagnoncelli prima, sarà difficile tornare alla una normalità, ci sarà un new normal. Sì, noi riteniamo che, come tante statistiche dicono, addirittura 4,5 milioni di lavoratori continueranno a non tornare al lavoro saltuariamente, e di conseguenza questo condizionerà i consumi. Noi siamo proporzionalmente condizionati dalla presenza sui luoghi di lavoro dei nostri consumatori, e questo lo stiamo notando tutti i giorni, perché chi gestisce imprese sta notando che le nuove assunzioni sono condizionate da questo aspetto. I nuovi lavoratori, soprattutto i giovani, la prima cosa che ti chiedono
e se l'azienda attua lo smart working. Se non c'è, diventa un punto negativo e quindi difficile anche assumere nuove persone all'interno delle strutture. Stiamo facendo fatica non solo chi produce le macchine o chi produce i prodotti, ma anche i gestori a trovare persone che vadano a caricare o a gestire tecnicamente le macchine sul territorio. Il conflitto russo-ucraino ha sicuramente condizionato ulteriormente, perché i primi dati dei primi 4 mesi ci davano un ulteriore aumento delle consumazioni, però sono tutte condizionate dall'andamento del conflitto, perché abbiamo cominciato con l'aumento del costo dell'energia elettrica per arrivare poi a un continuo aumento del costo delle materie prime. Ricordiamoci che i gestori che gestiscono le macchine hanno il 70-75% delle loro persone sul territorio, quindi è un'attività logistica condizionata dai costi del gasolio, della benzina, e chi invece produce, quindi tutta la filiera, è condizionata dall'andamento del costo dell'energia elettrica e dei materiali. Si fa fatica a seguire. Pagnoncelli diceva, qualcuno si ricorda l'inflazione, chi ha più età o è più anziano. Vi assicuro che avere il 7,5% o il 6,7% come danno le indicazioni di inflazione è veramente difficile seguirla, perché non siamo più abituati a dover cambiare costantemente i listini, sia dal punto di vista delle materie prime, che sono i prodotti che vanno messi nelle macchine, sia dal punto di vista delle tecnologie. E il gestore dover andare a trasferire questi aumenti al consumatore finale diventa veramente difficile, per il numero 820.000 macchine, andare soltanto a cambiare i prezzi sulle singole macchine vuol dire un dispendio di energie impressionante, se prima chi intermedia accetta l'aumento. Quindi è veramente un problema dovuto non soltanto ai consumi, ma in questo momento anche alla redditività, che viene erosa sistematicamente. Il valore sociale del vending l'abbiamo ancora di più evidenziato nel periodo del Covid, perché noi siamo stati considerati come settore essenziali. Siamo stati gli unici che potevano portare ristoro alle persone che lavoravano negli ospedali, nelle forze pubbliche, nei luoghi pubblici aperti, perché essenziali, e vi assicuro che la gestione del quotidiano, con la paura di far entrare persone strane nella propria struttura, non è stato assolutamente facile. Però il settore, questa crisi ha anche velocizzato le innovazioni, perché la paura che c'è stato in quel periodo di toccare il distributore per contaminarsi, perché la paura era che toccare qualcosa si potesse essere contaminato, ha sviluppato tante innovazioni, tra cui anche le app per poter consumare attraverso lo smartphone direttamente dalla macchina senza toccarla, oppure cercando di introdurre delle tecnologie che sanificassero le cup station o le parti delle macchine di snack dove si venivano a prelevare i prodotti dalle macchine. Quali sono i trend che noi stiamo notando e che vediamo che si stanno sviluppando nel mondo del vending? Anche perché Pagnoncelli diceva è difficile tornare al 2019 a livello di consumi. Noi siamo convinti che non si possa tornare, quindi è il settore che deve modificare le proprie attitudini e le proprie proposte, deve cercare di trovare delle nicchie di mercato che prima magari non venivano considerate e che attraverso la distribuzione automatica si può raggiungere come consumo, e che ci permetta di ritornare almeno ai fatturati del 2019, se non a livello di consumo, perché lo smart working noi riteniamo che soprattutto nelle grandi città sarà difficile che possa essere eliminato. Si parla già di 4 giorni su 5, si parla già di 3 giorni su 5, soprattutto nelle località e nelle aziende che sono del terziario, e quindi si è analizzato che è possibile lavorare in alcuni settori anche da casa, e che quando si può controllare il lavoratore
questo può rendere, però per noi è un grande danno, perché non essendo più il consumo, cioè il consumatore sul posto di lavoro non può consumare i distributori automatici. E quindi qual è una tendenza che noi stiamo vedendo che si sta sviluppando? È la digital experience, intesa come connettività con il distributore automatico. Sempre più distributori sono interconnessi con le società di gestione, quindi si possono gestire le funzioni della macchina in remoto, si possono modificare le interfacce utente attraverso i touchscreen, perché oggi la possibilità di aumentare le referenze e il portafoglio dei prodotti venduti al consumatore finale riesce a recuperare parte del fatturato, e anche attraverso le app. Abbiamo visto che le app, Pagnoncelli ci diceva, sono ancora poche quelle che vengono utilizzate, ma la propensione è quella di svilupparlo, perché l'app ti permette di essere connesso con il consumatore finale e di conseguenza non vendere solo quello che c'è nel distributore automatico o creare una fedeltà del consumatore, ma riuscire anche a aumentare le proposte di vendita che ci saranno in futuro, anche perché la ricchezza che abbiamo come vending è proprio il consumatore finale. E poi allargare il vending ad altri segmenti di mercato, soprattutto nei luoghi pubblici. Abbiamo visto che ci sono già in Italia 3.000 negozi automatici aperti 24 ore. In questi distributori automatici si vende di tutto. Questa tendenza di aprire questi nuovi punti vendita sta continuando ad aumentare. Stiamo sentendo, noi come Confida abbiamo creato proprio una divisione all'interno dell'associazione che cura questo fenomeno, perché è un fenomeno che è partito parzialmente dai nostri associati, ma anche da altre società esterne, e di conseguenza lo stiamo monitorando e lo stiamo aiutando anche a crescere, anche perché riuscire ad andare a intercettare il consumatore non solo nel posto di lavoro ma anche al di fuori è una ricchezza che dobbiamo continuare a coltivare. Non solo quello, abbiamo visto che anche il PNRR spinge sulle aree pubbliche sullo sviluppo sostenibile, e nello sviluppo sostenibile ci sono le aree pubbliche intermodali che domani mattina con l'aumento delle esempio stazioni di ricarica delle macchine elettriche ci sarà la possibilità anche di creare dei punti vendita dove si potrà vendere prodotti e creare un'interconnessione tra il pubblico e il privato. Altra tendenza che noi stiamo vivendo è quella della pausa pranzo. Il distributore automatico prima veniva utilizzato soprattutto la mattina, il pomeriggio per il caffè o per lo snack. Domani mattina, anche con l'evoluzione delle tecnologie che i produttori stanno mettendo sul mercato, si riuscirà a intercettare il consumatore anche nelle aree della pausa pranzo, anche perché lo smart working purtroppo in alcuni casi ha generato anche un calo di consumi per le mense che normalmente servono i lavoratori nei luoghi di lavoro, e quindi il vending potrà intercettare queste nuove esigenze, e le nuove tecnologie permetteranno anche di aumentare i consumi in quell'area, in quella pausa di lavoro che prima non intercettavano. Non solo, ci sono anche l'evoluzione dei micromarket che stanno sempre intercettando quei consumi che prima erano lasciati a attività esterne al posto di lavoro, e lo smart fridge. Non solo, il vending sempre con l'intervento delle tecnologie del touch sta diventando sempre più attrattivo anche per quelle società che vendono prodotti alternativi al food, perché nel distributore automatico si può vendere tutto, dall'elettronica ai parafarmaci, accessori di moda, che prima non si avvicinavano perché non riuscivano a percepire il vantaggio, soprattutto perché le tecnologie erano ancora di vecchio stile. Oggi con i touch, che ti permette di interagire con l'utente finale e spiegare il prodotto che hai all'interno, questo è molto più possibile, e quindi molti settori
in futuro considereranno il nostro settore, proprio per le 820.000 macchine installate sul territorio, come un canale alternativo e potenziale per lo sviluppo. Altro trend importante è quello della sostenibilità. Sappiamo che il governo è concentrato proprio su questo tema, sui finanziamenti di questa sostenibilità, e il nostro settore già da tempo si sta muovendo per risolvere alcuni problemi, dal risparmio energetico che era già iniziato prima della pandemia, dal 21 di marzo le nuove regolamentazioni hanno inserito l'etichettatura dell'energia e quindi hanno permesso di mettere un boost alla tecnologia per aumentare la sostenibilità a livello di consumo energetico, proprio perché è uno dei punti importanti del programma anche del governo, e soprattutto della certificazione F-Gas, che è i nuovi gas che vengono introdotti nei distributori automatici, che cercano di ridurre con l'ecodesign l'inquinamento anche nel nostro settore, come in tutti gli altri. Altri prodotti importanti che vengono inseriti nei distributori automatici proprio per il discorso sostenibile sono i nuovi packaging che vengono ecocompatibili. Facciamo l'esempio delle bottiglie PET, che sono ormai già quasi tutte riciclate con materiale riciclato al 50%, alle capsule compostabili e ai prodotti nuovi che, giustamente Pagnoncelli dice, il settore è molto attivo e percepisce la richiesta del consumatore finale. È vero, perché nel distributore automatico vengono inseriti sempre di più prodotti salutari, biologici, vegani, chilometro zero, free from. Altra cosa importante è che, per quanto riguarda la sostenibilità del nostro settore, Confida ha da tempo attivato un progetto che si chiama Vending Sostenibile, condividendo le buone prassi, che sono ormai 50, delle aziende associate con tutti gli stakeholder, soprattutto gli enti pubblici e le istituzioni, addirittura istituendo un premio per quanto riguarda il Cresco Award, insieme a Sodalities e ad ANCI, in modo che si possa premiare il comune che abbia un'attitudine per quanto riguarda i distributori automatici migliore nel caso della sostenibilità. Ed infine, ma non per ultimo, perché noi lo riteniamo un fiore all'occhiello di Confida, è il progetto Revending. Noi ci siamo battuti tantissimo anche con il governo per far dare una certificazione anche da parte loro di questo progetto. Noi abbiamo 820.000 macchine, 25 milioni di consumatori che possiamo educare al riciclo del prodotto plastico. Non siamo riusciti a farci ascoltare da parte del governo perché non hanno capito che il nostro settore è un settore dove i componenti plastici che vengono utilizzati sono tecnici. Noi abbiamo cercato di farlo insieme a Corepla e Union Plast, spiegando che educando il consumatore attraverso dei contenitori, a riciclare il 100% dei componenti plastici utilizzati, si poteva ricostruire un bicchiere, una palettina per n volte senza dover arrivare all'eliminazione nel nostro settore. Oggi noi, il governo ci ha dal primo di marzo ci ha proibito l'utilizzo delle palettine, che sono per noi un componente tecnico. Avevamo 7 società che rappresentavano la leadership a livello mondiale per la produzione di queste palettine. Oggi si sono trasformate in società che importano dalla Cina e dall'India prodotti in legno che non sappiamo da dove derivano e che tipo di certificazione hanno, quando noi avevamo già lo strumento necessario per poter riutilizzare. Sia il bicchiere che la palettina sono fatti con lo stesso materiale, che è polistirolo compatto, e abbiamo già fatto i test per poter riprodurre palettine e bicchieri riciclando al 100% la materia prima. Non l'hanno capito. Il 97% dei consumi che facciamo nel vending viene utilizzato nel chiuso, quindi se la direttiva europea mirava a non inquinare il mare,
noi non potevamo farlo, perché il 97% viene ritirato da società municipalizzate. Di conseguenza noi continueremo a sviluppare questo progetto perché vogliamo educare anche il nostro consumatore al riciclo, perché è quello che effettivamente è lo spirito della direttiva europea, e già abbiamo 10.000 contenitori sul territorio italiano. Continueremo a insistere perché Confida è il promotore di questo progetto, sperando che nel PNRR venga considerato che questo settore è veramente, oltre che essere avere un aspetto sociale, può avere anche un aspetto educativo per il consumatore. Grazie. Grazie a Massimo Trapletti. La fermo un attimo e le faccio una domanda prima di lasciarla andare. È interessante quanto avete detto rispetto anche all'utilizzo delle carte di credito e dei nuovi sistemi di pagamento, perché quando lei parla di consumatore, quanto oggi il vending conosce il suo consumatore? Purtroppo no. Sì, noi lo conosciamo bene il nostro consumatore. Il problema è che il settore è filtrato, noi non riusciamo a intercettare, cioè noi sappiamo quali sono le esigenze del consumatore, ma spesso e volentieri i nostri operatori devono trattare con persone che intermediano questa conoscenza. Di conseguenza è difficile arrivare a proporre qualcosa che può interessare l'utente finale. Questo è un problema, perché il consumatore noi lo studiamo attraverso anche le società di ricerca, verifichiamo i processi dei consumi e i cambiamenti dei consumi, però riuscire ad arrivare con le attrezzature, soprattutto attraverso i nostri operatori, non a si proporre... sente? Si sente male? Sì, adesso si sente. Riuscire attraverso i nostri operatori a soddisfare le esigenze del consumatore è veramente difficile, perché siamo intermediati. Noi spesso e volentieri parliamo con la pubblica amministrazione, ma parliamo con il referente della pubblica amministrazione, che magari non conosce le esigenze delle persone che visitano il luogo pubblico. Parliamo con il referente di un'azienda che guarda un aspetto magari solo economico, certo, del servizio e non quello che effettivamente il consumatore sarebbe disposto a comprare. Però mi sembra di capire che sia le nuove tecnologie, sia la possibilità di creare delle app ad hoc permetteranno poi una condivisione dei dati, o vero, sbaglio? Vero, questa è una tecnica che noi stiamo utilizzando come settore per riuscire comunque ad offrire qualcosa di diverso al consumatore. Quando noi siamo filtrati, però abbiamo la possibilità attraverso la tecnologia di superare il filtro, questo ci può aiutare ad aumentare i nostri consumi, ed è quello che tutti gli operatori stanno facendo, e chi produce le tecnologie sta dando al nostro operatore questa possibilità. Beh, anche perché, come dicevamo prima, dal punto di vista del cliente finale, la convenience è l'aspetto, cioè il fatto che sia comodo è l'aspetto vincente del vending, ancora più dei costi. Si alzano i costi, me ne accorgo, non me ne accorgo. È comodo, posso pagare con una carta di credito, con l'app, eccetera. Invece in questo caso è un fattore di vincita, e quindi probabilmente oggi è meglio, per diventare un touch point. Oggi si parla, quando si parla di distribuzione, voi siete l'ennesimo touch point che può utilizzare un brand per comunicare e arrivare al proprio cliente. È chiaro che questo diventa ancora più interessante per il brand nel momento in cui puoi portarti a casa i dati di quel cliente che accede alla tua macchina. È il motivo per cui gli operatori rispondono a Ipsos dicendo che lo sviluppo delle app future sarà molto importante e molto veloce. Si parla tanto di big data. Esatto. I big data sono fondamentali per poter offrire all'utente finale e capire la necessità e fare delle proposte. È vero che deve cambiare anche il settore, perché utilizzare i big data non è facilissimo. Più numeri di app saranno sul mercato, più necessità di cambiare o di inserire talenti all'interno delle aziende che incominciano ad analizzare questi dati e poi possano proporre alternative al singolo consumo, che può essere il caffè o
e già le tecnologie comunque lo permettono, perché anche i distributori automatici oggi, a differenza di prima, io faccio sempre l'esempio del McDonald's. Noi andavamo, avevamo un listino fisso che uno vedeva e decideva quale prodotto comprare. Oggi la tecnologia è cambiata, ci sono tutti gli smart, i tablet, dove l'utente sceglie e il tablet gli propone alternative. Così sta succedendo nei distributori automatici, dove da un distributore automatico puoi avere 350 ricette differenti, dove il consumatore può decidere che cosa, come comporre la sua bevanda e che cosa pagare. Quindi il filtro iniziale lo dobbiamo superare attraverso la tecnologia e le app. Grazie, grazie e complimenti. Un applauso a Massimo Trapletti. E per concludere e commentare quanto abbiamo sentito fino ad ora, abbiamo deciso di invitare tre rappresentanti di tre grandi aziende che rappresentano un po', come dire, il fulcro di questo settore. Quindi mi sposto dalla cassa, che temo faccia un po' di ridondanza, e quindi invito Silvia Molinaro, direttore vendita Autovome di Coca-Cola. Buongiorno Silvia. Prego. Fabrizio Nicosia, Sales Manager HDM Vending di Perfetti Bammelle. Ben arrivato, prego si accomodi. E Davide Celin, direttore vendite canale OGS Vending di Lavazza. Buongiorno, prego. Sì. Allora, io comincerei con Silvia Molinaro. E abbiamo visto e abbiamo sentito sia da parte del presidente di Confida sia da parte di Nando Pagnoncelli alcuni numeri, qual è il punto di vista di Coca-Cola, cioè come stanno andando i consumi e come si è cambiato qualcosa dopo la pandemia. Eccoci qua, allora buon pomeriggio a tutti, direi che è bello anche ritrovarsi dopo qualche anno, insomma, tutti insieme in questo settore che sicuramente ha dimostrato grande tenacia durante questi anni di pandemia e tuttora. Devo dire che nessuno meglio del professor Pagnoncelli ci può raccontare che cosa effettivamente è successo nel mercato. Devo dire che ci ritroviamo su tutti i numeri che abbiamo visto. Sicuramente una nota di quanto sta accadendo è che il consumatore sta cambiando, è un consumatore sempre più esigente, sempre più veloce, che vuole tutto e subito, molto più velocemente. Se noi pensiamo a noi stessi come dei consumatori, credo che lo possiamo dire. Ci sono anche dei trend che stanno avanzando e che si vedono fortissimo anche nel mercato vending. Primo fra tutti, il consumatore, dopo le abbuffate del periodo di lockdown, e quindi il famoso comfort food, mi siedo sul divano, ordino, mi mangio un hamburger e patatine e mi bevo una bella Coca-Cola. Ingrasso. Sì, con l'hamburger sicuramente, e quindi dopo questo il consumatore oggi sta cercando prodotti a zero zuccheri, zero calorie o comunque con un basso livello di calorie all'interno. Quindi questo dello zero è sicuramente un trend fondamentale ed importante, e devo dire che anche noi abbiamo parlato prima, abbiamo visto quanto stanno crescendo le cole, rappresentando noi in Italia circa l'85% delle cole. Posso dire che effettivamente è quello che abbiamo registrato, stiamo crescendo e stiamo crescendo tanto con i nostri prodotti zero, e continuiamo a lanciare prodotti zero ancora sul mercato. L'altra cosa di cui abbiamo sentito parlare tanto è la parte di sostenibilità. Noi come Coca-Cola HBC appunto già abbiamo immesso nel mercato il 100% di PET riciclato, quindi tutte le bottigliette che trovate sul mercato dei nostri brand sono fatte in plastica riciclata. Abbiamo fatto un grosso investimento che annunceremo a breve per produrre internamente l'ARPET, e questo è, diciamo, la dice lunga su quella che è la direzione. Il consumatore oggi chiede, sceglie, vuole brand e prodotti che possano raccontare una storia di sostenibilità. Quindi queste sono un po' le cose che noi in questo momento leggiamo sul mercato. Quindi, se ho capito bene, salutistico in generale, e l'attenzione alla sostenibilità corroborata proprio dalla scelta. Vedo lì, FUSD è vostro, vero? Sì. Questa è la versione zero. E questa è la versione zero. Io sono il consumatore tipo, direi. Sì, pure io. Bene, passiamo a questo punto. Passiamo dalle cole, da Coca-Cola a Perfetti Bammelle. Sì, buongiorno a tutti.
Anche Perfetti, diciamo che è molto attenta a quelle che è la sostenibilità e anche il senza zucchero. La maggior parte dei nostri chewing gum e anche caramelle sono senza zucchero, sono prodotti funzionali, e sempre di più il trend è quello e sarà quello. C'è molta attenzione da parte dell'azienda, c'è molta attenzione da parte della ricerca e sviluppo a questo trend, e i consumi sono sicuramente in crescita nell'ultimo periodo. Naturalmente parliamo del periodo post-Covid. I nostri prodotti sono prodotti soprattutto di impulso, e quindi vedo qua l'affluenza, e il primo giorno anche della manifestazione c'è veramente molta voglia di ricominciare, da quello che sto notando, e di conseguenza anche quello che è il mondo dello snack in generale, ma del confectionery, di confectionery gratificante anche, dove diciamo la persona non si siede sul divano, ma magari anche un po' scena, anche sì, esatto, in macchina o in tutti i luoghi comunque di consumo, di lavoro o di svago, abbiamo appunto dei prodotti dagli integratori alimentari ai multivitaminici. Quindi siamo molto attenti a quello che è il trend di questo periodo post-Covid soprattutto. Ecco, lo spiega così il fatto, perché ho visto che chewing gum e caramelle vanno meglio, le caramelle del chewing gum, perché appunto siamo più alla ricerca di prodotti, cioè abbiamo trasformato il comfort del divano al comfort della caramella, che magari dà più soddisfazione. Sì, questo è vero, esatto, è proprio così, però c'è anche un altro fattore che è sfatare dei tabù. E quindi quello che un chewing gum faccia meno bene, diciamo, no? Chi non ha detto che il chewing gum si attacca ai denti, è nemico dei dentisti. Stiamo facendo appunto anche un lavoro su questo, per riabituare e far capire meglio i valori, e anche sia valori, diciamo, funzionali soprattutto di un chewing gum, perché questo è molto importante. Beh, credo che l'assenza di socialità e le mascherine non abbiano aiutato la vendita di chewing gum, che spesso sono utilizzati al posto del dentifricio in situazioni, diciamo, per prevenire l'alitosi. Questa la poca socialità ha sicuramente influito negativamente a un diciamo una performance negativa, e dove abbiamo visto anche nei dati di prima della nostra categoria merceologica. Ma voi non fate solo, cioè non distribuite solo caramelle? Allora, nel vending fortunatamente no, ma anche a livello strategico abbiamo deciso 21 anni fa di entrare nel mondo del vending, appoggiandoci anche a dei partner commerciali e delle multinazionali. Abbiamo lo stand proprio qua dietro, quindi abbiamo multinazionali come Kellogg's, abbiamo aziende italiane come Amica Chips, come Lago, dove l'obiettivo è proprio quello di dare un servizio ai nostri clienti con prodotti e con innovazione, perché quello che ha bisogno secondo me il canale, la nostra filiera, è proprio quella di un'innovazione con la sostenibilità e anche con dei valori importanti. Grazie, poi torniamo per capire dove piazzate, quali sono i nuovi luoghi, però adesso rimaniamo, alla fine dopo c'è sempre il caffè, e quindi con Lavazza. Voi siete ovunque con il vending. Quali sono dal vostro osservatorio gli andamenti dei consumi e come è cambiato il vostro consumatore dopo la pandemia? Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Allora, se parliamo di numeri, devo dire anch'io che, quindi parlando di caffè e di bevande calde, ci ritroviamo molto bene nei numeri raccontati dal professor Pagnoncelli. Quindi anche noi abbiamo visto questo tipo di dinamica negli anni, quindi nel 21 rispetto al 20 rispetto al 19. I vending e l'OCS hanno rimbalzato in modo positivo nel 2021, dopo chiaramente un anno molto difficile come il 2020. Se parliamo di fatturati, però, per fortuna abbiamo visto qualcosa di meglio. Per dire due numeri, noi siamo cresciuti del 13% nel canale 21 su 20, ma soprattutto abbiamo sfiorato nel 21 i numeri del 19, quindi siamo sotto di soli 6 punti. Questo non perché siamo dei fenomeni, ma perché, e credo che sia una bella storia da raccontare, abbiamo molto accompagnato i nostri clienti, le società di gestione, nel tentativo di portare in un canale che è tipicamente del fuori casa, il vending e l'OCS, anche dei pezzi di consumo famiglia, di consumo casa, no? Quindi molte società di gestione hanno esteso
l'offerta della tipica dell'OCS, delle capsule, del porzionato, anche verso il consumo famiglia, hanno aperto dei siti di e-commerce, hanno aperto dei punti di vendita fisici, e questo ha molto aiutato a compensare il calo del core business, quindi dei distributori automatici classici. La interrompo un attimo per una cosa assolutamente di servizio che segnalo alla regia, perché qui abbiamo, non so se lo sente, un'onda sonora. Sentiamo un'onda sonora molto forte quando parla l'ultimo speaker da questa cassa. Sentivamo un po' sotto le onde del riproviamo. Mare. Riproviamo. No, ma credo che abbiano sentito tutto, ma era giusto perché magari era un Grazie. Po' fastidioso. Quindi dicevo, un pezzo di consumo famiglia, di consumo casa, che ci siamo portati dentro al canale. Credo che questo sia interessante non solo perché è stata una risposta a un calo di consumo, a un calo di fatturati appunto nella parte tradizionale, ma perché in qualche modo racconta anche di una direzione che il canale può prendere. Abbiamo sentito parlare di app, di conoscenza del consumatore. Ecco, se lo conosciamo, poi è chiaro che va stimolato con delle proposte, e credo che in futuro la possibilità di intercettare e di accompagnarlo anche in altri momenti di consumo possa essere una delle leve strategiche e delle leve di sviluppo. Non mi risponde alla prossima domanda. No, assolutamente, non voglio svelare. Fermiamoci qui. Bene, e infatti la prossima domanda, ma a questo punto continuo con lei visto che aveva già cominciato, quali sono i nuovi luoghi? Perché abbiamo visto un po', il presidente di Confida ha un po' accennato qua e là, però effettivamente è vero che c'è più smart working, però ci sono magari anche gli hub per il lavoro in comune, no? E ci sono gli spazi, i nuovi palazzi che stanno aprendo con degli spazi anche lì per fare smart working, ma non a casa propria, perché diciamocelo, non è tutta sta meraviglia lavorare da casa, almeno per le signore presenti sanno che rispondono al telefono e stendono i panni, cioè non è cambiato niente, si lavora 24 ore su 24. Anche gli uomini, bene, buono a sapersi, che quando si spegne il video si sta facendo dell'altro. Beh, a parte questo, effettivamente quali sono questi nuovi luoghi dove, oltre al canale famiglie, che però me lo devi spiegare meglio come funziona il canale famiglie. Ma semplicemente, dicevo prima, o un'estensione della proposta tipica che si fa nell'ufficio, oppure, ripeto, molte società hanno diversificato aprendo delle piattaforme di e-commerce o dei punti di vendita fisici, no? Estendendo la loro offerta anche a questo tipo di consumo. Ma non c'è solo la famiglia, abbiamo sentito raccontare prima di negozi automatici, di hub in cui magari il lavoro agile trova una nuova collocazione. Credo che però il canale abbia bisogno di vedere in quello che è il suo tipico luogo, no? Non ricordo la percentuale, ma credo che quasi il 90% del fatturato il canale lo faccia nel luogo di lavoro, no? Sì. E credo che per un bel po' ancora sarà il core business. Ecco, credo che, e lo raccontava anche un po' il presidente Trappletti prima, diventi decisiva la capacità di vedere, di trasformare un luogo, il luogo di lavoro, in tanti luoghi diversi, no? Quindi il luogo di lavoro che può diventare un piccolo bar, se abbiamo la capacità di intercettare magari la prima colazione che prima il consumatore faceva a casa piuttosto che al punto al bar, potrebbe diventare un piccolo ristorante, proprio perché l'Italia è fatta di tante piccole e medie aziende dove tipicamente magari una ristorazione difficilmente può trovare soluzione. Perché no? L'azienda potrebbe diventare anche un punto di consegna per appunto il consumo a casa un'altra volta, perché magari mi prendo quello che mi è necessario per una cena veloce o per quelle 3-4 beni necessari, no? E quindi un punto di consegna. Ecco, credo che la capacità del canale debba proprio essere quella di intercettare queste nuove tendenze e di trasformare il luogo tipico del suo core business, quindi il luogo di lavoro, in tanti sottoluoghi diversi, no? E intercettare in questo modo dentro al luogo di lavoro consumi che prima avvenivano in altre modalità. D'altra parte, se pensiamo come il mondo della distribuzione alimentare si stia avvicinando velocemente al vending, pensiamo agli Amazon Go, cioè di fatto al cui interno Starbucks negli Stati Uniti ha piazzato effettivamente delle macchine a distribuzione automatica. Cioè questa integrazione
e la creazione di nuovi ecosistemi per appunto per avere un aspetto di convenience che dia la possibilità al consumatore di trovare quello che vuole quando e dove lo vuole. E quindi dall'online all'ipermercato, parlando di food, alla ristorazione, ma anche a tutto quello che è automatico, perché è vero che il servizio è importante, le persone nel punto di vendita eccetera, ma c'è anche una parte di noi, e non di consumatori ma proprio di noi, che ha dei momenti in cui in realtà vuole velocemente, subito e senza nessuna interazione umana, perché non vuole parlare con nessuno, in linea di massima, perché sa esattamente come vuole, quando vuole. Oltretutto aggiungo anche, ma magari lo diranno i colleghi che adesso intervisterò, era partito anche tutto il discorso degli alberghi low cost, dove di fatto la distribuzione automatica aveva proprio un ruolo di ristorazione in sostituzione alla ristorazione, e dove di fatto potevi trovare, e lì anche l'industria ha un ruolo, anche nello studiare dei prodotti che siano piatti pronti eccetera, più adatti per il vending, e quindi un riscaldamento veloce, facile, con dei packaging che sono per l'appunto sostenibili. Quindi dal mio osservatorio del mondo del retail, sicuramente le opportunità per il vending sono tantissime, perché se parliamo di food è una cosa, poi ci possiamo aggiungere anche il non food, dove obiettivamente la tecnologia ha un ruolo, ma è importante vestire la macchina, per non parlare della comunicazione che oggi siete in grado di fare con i vending. Ma questo, vabbè, lo dico da giornalista, ma non devo parlare io, dovete parlare voi. Quindi i nuovi luoghi per il vending, e qui ritorno a Silvia Molinaro di Coca-Cola. Eccoci. Sì, devo dire che personalmente anche io ho una visione molto simile alla sua, perché credo che questa pandemia, questi anni che abbiamo vissuto, abbiano in realtà già portato questo canale verso un'evoluzione. È vero, seppur vero, che il canale è immenso, abbiamo visto un po' di numeri prima, e quindi non è un'evoluzione che avviene in due anni, però ci sono delle cose che in questo momento si stanno affacciando sul mercato. Gli H24, ne abbiamo parlato poc'anzi, rispondono esattamente alle esigenze del consumatore di avere un'offerta variegata in un posto dove possono attingere a tante cose diverse quando scelgono loro, in totale sicurezza. Ma penso anche alla trasformazione che sta avvenendo in tanti luoghi, l'abbiamo appena menzionati. Oggi la vending non è più solo nel luogo del lavoro, ma la possiamo trovare in tanti posti diversi. Pensate adesso nell'autostradale, e quindi in qualche momento abbiamo bisogno di un caffè preso al volo, piuttosto che una bibita e quant'altro, abbiamo accesso immediato, e questo è il consumatore che ci dice: voglio trovarlo anche lì, voglio avere una pausa veloce. E poi tanti altri posti, la grande distribuzione anche lì, la piccola distribuzione anche lì, spesse volte si trova la vending appunto a cui attingere, in questo caso molto spesso con il caldo e magari con le bevande, che sono più per una pausa veloce o per un'esigenza magari contingente. Penso anche qui alla sosta in autostrada, l'ho detto, cinema, palestre e quant'altro. Quindi questo mercato, dal nostro osservatorio di Coca-Cola, lo vediamo già in forte, veloce e costante evoluzione. La digitalizzazione, di cui immagino parleremo, avremo occasione di parlare poi, è sicuramente un altro aspetto da considerare, che darà una grande mano, una grande spinta appunto a questo cambiamento, che mette al centro il consumatore. E questa è una cosa rilevante, perché ribadisco, in un momento in cui il consumatore si sta spostando su voglio avere tutto subito qui e ora, il vending è esattamente il canale che risponde a quella esigenza, e quindi è un canale in cui noi personalmente crediamo e punteremo tantissimo nei prossimi anni. Grazie. E Perfetti, che dice? Ma io dico che l'innovazione da parte dei fabbricanti e produttori di distributori automatici possa veramente dare una mano. È un percorso che è iniziato ormai da qualche anno, ma secondo me negli ultimi anni, nel periodo Covid, è accelerato questo percorso, questo progetto. Cosa intendo? Intendo dire che le app dove precedentemente Massimo, il presidente di Confida, Trapletti, ha accennato, e quindi l'aiuto ai sistemi di pagamento, l'aiuto ad erogare prodotti nuovi e anche in maniera differente,
ma penso anche alla telemetria, penso e spero che nei prossimi anni ci sia un'evoluzione e una velocità anche nell'inserimento nei distributori automatici della telemetria, che può consentire comunque al cliente di essere più flessibile anche nell'intercambiare i prodotti all'interno della macchina. Cosa mi aspetto? Luoghi nuovi, ce lo siamo già detti, tutti stiamo parlando di H24, dove giorno su giorno ne stanno nascendo tantissimi, ma penso che in questo momento qua bisogna anche far viaggiare un po' la fantasia e rischiare anche magari nuove location, no? Io faccio un esempio della mia azienda, dove con colleghi che si occupano di altre divisioni, qualche anno fa ho visto una linea enorme all'interno di Media World di prodotti confectionery. Ma chi avrebbe mai pensato? Quando sei a un limite, quando già sei arrivato a una quota di mercato abbastanza alta, devi un attimino far andare un po' la mente e la fantasia, no? E quindi qui io mi immagino anche, io vedo dove abito io, in un complesso importante anche, all'interno della hall c'è una lavagna dove mi permette di acquistare prodotti e fare l'ordine addirittura prodotti di altre aziende. Posso anche interfacciarmi col mio amministratore di condominio. Quindi, ma ce ne sono tantissime di queste lavagne, e quindi dico, ma perché non mettere un distributore intelligente, uno smart, dove prima di salire in casa mi sono dimenticato di acquistare il latte, per fare l'esempio, e me lo prendo col mio badge o con la mia app e lo porto su in casa. Quindi io dico sempre che siamo l'unico canale che dà un servizio a casa dei nostri clienti, non sono loro che vengono da noi, ma siamo noi che andiamo da loro, e questo dobbiamo approfittare di questa opportunità. Eh sì, perché voi riuscite ad essere, nel momento in cui vi accordate appunto con le nuove abitazioni che predispongono uno spazio proprio per il vending, essere ancora più veloci dei gorillas che consegnano comunque in 10 minuti, perché voi dovreste essere a distanza di un ascensore, cioè. E questo è fantastico in questo momento, dove appunto un cliente, anche il cliente italiano che era un pochino meno avvezzo a usare carte di credito e siti online, ha fatto un'evoluzione, è passato dall'essere un bebè dell'online ad essere perlomeno un adolescente dell'online. E quindi vogliamo lasciare tutto ad Amazon? Direi di no. Anche no. Ecco, sulla tecnologia, cosa rispetto ai... La fiera è l'occasione per noi, parlando di tecnologia, di digitalizzazione, di presentare un'app. In realtà la cosa qui particolare... Qui c'è la slide. C'è la slide, ma posso anche raccontarlo. No, perché ho invertito la vazza. Ma intanto la racconto, poi quando arriva... Okay. Dicevo, la fiera è l'occasione per presentare al canale la nostra app Piacere Lavazza, che in realtà è già una realtà affermata, che molti consumatori stanno utilizzando in altri canali, e la particolarità è proprio questa, che l'app accompagna e segue il consumatore in tutte le sue occasioni di consumo. Quindi i consumatori che utilizzano l'app Piacere Lavazza raccolgono punti, chicchi nel nostro caso, acquistando un caffè al bar, raccolgo chicchi, sia quando acquisto i prodotti al supermercato, le capsule, il caffè al supermercato, e infine anche quando acquisto un caffè da distributore automatico. Quindi siamo riusciti anche a fatica a far parlare, grazie, mondi diversi. Vediamo se... Eccola. E siamo riusciti, dicevo, a far parlare mondi molto diversi, il bar, il retail e i distributori automatici, e con la stessa app il consumatore, ripeto, raccoglie chicchi e può ottenere premi, e quindi è stimolato sul consumo anche di prodotti a maggior valore aggiunto in tutti i canali di consumo. Quindi non è stato facile, ripeto, far parlare mondi, no? Molto diversi tra loro, ma credo che la cosa bella sia appunto seguire, perché tutti noi andiamo al bar, andiamo al ristorante, andiamo al supermercato e usiamo il distributore automatico. Credo che sia interessante seguire il consumatore in tutte le occasioni di consumo. Questo è fantastico. Quindi di fatto, se io compro caffè Lavazza al super,
inquadro un QR code e mi carica le mie... Sì, un chicco per ogni capsula che acquisto, ad esempio. Vado al bar e prendo, a un bar Lavazza o comunque che così, anche lì devo chiedere... Il barista mi dà un QR code che inquadro e raccolgo punti. Dalla vending allo stesso modo schiaccio il prodotto Lavazza della macchina vending, mi è chiaro perché lo vedo, compare il QR code e in quel caso ottengo addirittura 6 chicchi, quindi abbiamo anche agevolato il consumo nel vending, no? E nel contempo controllo che i bar che dicono di fare caffè Lavazza lo facciano realmente, sul serio, quindi faccio anche un lavoro da cliente di controllo. Mi sembra sì, ovviamente l'obiettivo è quello di stimolare il consumatore, certo, di spostare magari i consumi sui prodotti a maggior valore aggiunto, non certo quello di controllare. No. Però a 360 così avete una conoscenza del vostro cliente a 360 gradi in tutti i momenti di consumo e parlavamo di touch point per l'appunto. Grazie, torniamo a Coca-Cola. O altre novità da raccontare? Ma allora, altre cose velocemente le racconto. Le altre due linee, diciamo, sì, che guidano la nostra innovazione sono oltre alla tecnologia, comunicazione, brand. Già da qualche anno noi abbiamo portato nel vending i marchi, i prodotti che ci hanno resi forti, solidi in altri canali, quindi abbiamo già portato nel sistema capsule firma, crema e gusto, qualità rossa, qualità oro, tierra e in fiera oggi presentiamo qualità rossa declinata anche in capsule per il vending. Ovviamente la qualità va comunicata, scusate, ho fatto un po' di casino, quindi questa è la campagna di comunicazione. Non abbiamo paura di dire che anche nel vending ci può essere qualità, no? Non sempre il canale, e non dobbiamo nasconderci, no? Non sempre il percepito del consumatore del canale è esattamente di qualità. Credo che invece l'evoluzione tecnologica che hanno avuto i produttori, piuttosto che i produttori di ingredienti o anche il caffè, sia netta e credo che valga la pena raccontarla. E infine sostenibilità. Nel nostro stand un pezzo importante, no, dello stand è dedicato a, l'abbiamo chiamato Green Hub, dove raccontiamo il progetto Tierra che da più di 20 anni, no, è la capofila, no, della sostenibilità, ma non solo, perché anche le capsule blu, le capsule firma, quindi prodotti in plastica, hanno la compensazione della CO2, quindi non ci preoccupiamo solo del fine vita, compostabilità, ma ci preoccupiamo della sostenibilità del prodotto da quando viene prodotto, realizzato, a quando viene consumato, quindi compensando la CO2. Crediamo che sia interessante, no? Per il consumatore sapere che la propria pausa caffè, la CO2 che viene prodotta viene compensata e quindi in questo senso l'impatto viene compensato. Grazie, ripasserei a Coca-Cola. Eccoci qua. Allora vediamo se esce. Ma allora devo dire che per quanto ci riguarda uno dei grandi punti cardine, abbiamo parlato tanto di consumatore e abbiamo parlato tanto di vending machine, di qual è il valore aggiunto, no? Di raggiungere il consumatore sempre. La nostra strategia parla esattamente di questo, già da diversi anni. Noi siamo, quando si dice Coca-Cola si pensa alla Coca-Cola, ma noi siamo molto altro, quindi ci vogliamo diventare un partner a tutti gli effetti di tutti i canali, essere ovunque con quello che è la totalità del nostro portafoglio. Noi abbiamo l'acqua, vendiamo gli spirits, distribuiamo gli spirits, abbiamo gli energy drink, ne abbiamo parlato prima, erano in basso, forse non li hanno menzionati, ma era in realtà la categoria che cresceva di più, cresceva del 30%, gli sports drink, pensiamo a Powerade e quant'altro. Quindi il nostro obiettivo, così come e si associa in questo senso alle vending machine, parla esattamente alla stessa lingua. In ogni momento poter offrire il miglior prodotto possibile al consumatore, nel miglior modo possibile, e il vending è sicuramente uno di questi. Abbiamo lavorato tanto, sto andando avanti ma vedo che non va tantissimo, abbiamo lavorato tanto sulla parte di digitalizzazione, magari lo posso far vedere in questa prossima slide. In questo momento noi facciamo tantissime cose sul mercato, conosciamo i nostri consumatori, parlo dalla parte sinistra dello schermo, Big Data Advanced Analytics. Noi segmentiamo il mercato sulla base di qual è il consumatore che passa in un determinato luogo in uno specifico momento. Come facciamo a farlo? Non siamo dei maghi, ma attraverso i cellulari che tutti noi abbiamo in mano e in tasca e ci portiamo dietro costantemente tutto il giorno, ci attacchiamo a delle cellule telefoniche e queste ci dicono
anche sulla base di quello che noi facciamo con il nostro telefono, chi siamo, dove siamo, che tipo di consumo abbiamo, e di conseguenza noi analizzando questi dati siamo in grado di dire qual è l'assortimento migliore. Lo facciamo sul bar e sui ristoranti, ma lo facciamo allo stesso modo e possiamo farlo anche sulle vending machine. E quindi prima ho fatto una domanda al presidente chiedendo: ma quanto conoscete i vostri consumatori? Non abbastanza. La mia risposta per il presidente, che vedo che non c'è, ma troveremo il modo, ci vediamo fra poco per parlarne, è: appoggiatevi invece sull'industria. Oggi è il momento di fare squadra, appoggiatevi sull'industria, perché ci sono delle aziende, noi ne rappresentiamo tre sicuramente avanzate su questo, che hanno invece dei dati, hanno già degli strumenti, hanno tutto ciò che serve per poter sostenere la filiera, e quindi ci metteremo sicuramente a disposizione. Poi i dati sono dati, è vero che lui diceva sì, però io c'ho sempre un intermediario, ma i dati quando si leggono danno un risultato, non è che possono dare due o tre risultati diversi, per cui se esce fuori che si deve mettere in una macchina un determinato assortimento, si mette quello perché quello è perfetto per la macchina, ma lo dicono i dati, non lo dice la Coca-Cola. L'altra cosa che facciamo è Coke and Food, questa è una parte della nostra strategia, parlavamo di occasioni, di come aumentare l'incidenza, che è quello che cerca di fare tutti quelli che sono seduti a questo tavolo, e per noi l'abbinata Coca-Cola o qualunque altra delle nostre bevande con uno snack è una cosa fattibile. Oggi sul digitale, una volta era impensabile sulla vending machine di poterlo fare, oggi con le smart vending è una cosa che si può realisticamente fare, si fa un'offerta al consumatore che passa lì davanti a mezzogiorno e tu gli dici: perché insieme alle patatine Amica Chips non ti prendi anche una Coca-Cola? E poi magari perché non ci abbini anche un caffè? E l'altra cosa che facciamo è la parte di image recognition, quindi abbiamo la possibilità attraverso ancora una volta i cellulari, un'applicazione che viene caricata sui cellulari, di controllare quello che è il miglior assortimento, e se l'assortimento concordato viene poi effettivamente messo sulla vending machine o sul cooler anche nello specifico, perché noi parliamo molto anche di questo. Quindi questo il mio sprone, diciamo, su questo palco è veramente quello di appoggiarsi sull'industria che ha investito negli ultimi anni sulla parte di digitalizzazione, perché noi possiamo dare una mano, chiaramente non lo facciamo perché siamo una onlus, ma perché da questa mano che ci tendiamo, da questo fare squadra, probabilmente riusciremo a far crescere tutta l'industria. Grazie Silvia Molinaro, oggi è il momento della collaborazione, noi italiani non siamo particolarmente proni a collaborare, ma o si fa adesso oppure così. Le filiere e la messa in comune di quelle che sono poi delle situazioni win-win per tutti. E di solito i dati sono una ricchezza, di solito uno tende a tenerseli, nel momento in cui c'è condivisione approfittiamone. Last but not least, eccoci qui. Noi come Perfetti lavoriamo su quattro leve fondamentalmente, soprattutto negli ultimi anni, no? Abbiamo visto l'innovazione, lavoriamo sulla sostenibilità, sul benessere, e poi naturalmente tutto deve essere a sostegno del nostro core business. E vado anche veloce, no? Innovare, lanciamo tantissimi prodotti tutti gli anni. Naturalmente ogni prodotto è pensato per tutti i nostri canali di vendita. Siamo sicuramente leader nel canale della grande distribuzione, o quello che noi definiamo il canale impulso, quindi bar e bar tabacchi soprattutto, ma ci sono le altre due divisioni dove ci interfacciamo, quindi appunto il vending machine, e l'altra che non tutti conoscono è quello del mondo delle farmacie, dove siamo molto presenti con una rete dedicata appunto a questo mondo. E l'innovazione passa appunto anche seguendo i trend del momento, quindi l'abbiamo detto anche prima, tutto il mondo degli integratori, tutto il mondo dei multivitaminici, no? Quindi li abbiamo lanciati sia nel canale, negli altri canali, ma anche nel canale vending, naturalmente seguendo quelle che sono le logiche del vending. Sappiamo tutti che il vending deve seguire la logica della macchinabilità innanzitutto, no? Quindi deve essere un prodotto macchinabile, e anche la leva del prezzo è importante. Quello che voglio comunque dire è questo: vedete due prodotti, uno è un integratore proprio vero e proprio che stiamo lanciando, abbiamo lanciato con grandissimi risultati nell'ultimo anno, ma
Perché dico questo? Perché fondamentalmente è un prodotto farmaceutico, cioè noi appoggiandoci all'R&D, alla ricerca e sviluppo che si occupa del canale farmacia di cui seguo, siamo riusciti comunque a rendere un prodotto jelly, gratificante, però con delle funzioni, funzioni importanti. E alcuni di questi prodotti, abbiamo detto, li possiamo trovare anche nel mondo del vending. Cioè, questo mi faccia capire, questo Golia lo troviamo in parafarmacia ma non nella bancassa del supermercato? No, questo Golia lo troviamo nel supermercato, in farmacia con una piccola modifica di formato ma non di ingredienti, lo troviamo con un altro brand che si chiama Benegam. E lo troviamo solo in farmacia. Ah, okay. Però con la stessa funzione siamo riusciti a rendere un prodotto anche diciamo fruibile anche in altri mercati. Okay. Quindi naturalmente per rendere questo un prodotto che dobbiamo far conoscere, per far conoscere i nostri prodotti, noi da sempre puntiamo a quelle che sono quello che è la comunicazione, e anche qua modificata negli ultimi anni, no? Quindi prima era comunicazione dettata solo sui canali mass e media in generale, ma sappiamo benissimo che l'abbiamo visto prima, le app, diciamo che i social, i giovani, vogliamo parlare appunto con i giovani, riabituarli un po' a masticare, ci stiamo avvicinando proprio al loro modo di pensare e al loro modo di gestire appunto il loro quotidiano. Quindi guardano molto meno televisione e molto più quelli che sono i social, i tablet. Ma quello lo facciamo anche noi. Anche noi, cioè, certo. Giovani dentro. Giovani dentro, esattamente. L'azienda naturalmente, come tutte, penso, le grosse aziende, le grosse industrie, si sono dati degli obiettivi importanti, no? Quindi prima di tutto è quello di ridurre, parlo di perfetti, del 15% la plastica nei nostri imballaggi entro il 2025, che per noi, avendo tanti prodotti anche in plastica, è sicuramente molto importante. Il riciclo, come sta facendo appunto Confida e l'associazione nostra, è un obiettivo molto altrettanto importante, e poi appunto il recuperare. Quindi recuperare vuol dire il non spreco. Cioè, stiamo cercando di all'interno della nostra azienda sprecare e riutilizzare dove possibile appunto quelli che sono appunto gli sprechi che generalmente si creavano e si sono creati. Io termino qua, perché questa è appunto l'ultima slide, ma ne abbiamo già parlato prima precedentemente, che cosa ci aspettiamo. Sicuramente concludo con tanta positività, perché abbiamo la necessità di essere positivi per poter continuare a innovare in questo mondo. Beh, devo dire che con questa splendida chiusura diamo avvio a tutti voi. Andate, fate business, divertitevi, salutate gli amici che non vedete da tempo e anche i nemici, dategli un'occhiatina, e buona fiera a tutti. Grazie. Grazie, è stato un piacere.